Ragazzi, ragazze, buongiorno. Oggi ho preparato un mazzo con queste porte e voglio vedere quale porte si apriranno a te. Saranno tre carte. Su questo video, su questo canale abbiamo solo un'unica variante, quindi non ci sarà la descrizione, semplicemente ascoltati, ascolta il tuo intuito, sicuramente potrai riconoscere se questo video è tuo oppure no. Su questo canale ci sono tanti video, si può cambiare video, oppure ho anche un altro canale che si chiama Aniria Tarot, dove noi abbiamo due o tre varianti, tre adesso ultimamente facevo tre. Allora, io volevo rispondere a un pensiero, non ho preso come una critica, devo dire questo perché mi arrivano poi messaggi in privato dalle persone che mi fanno capire che non mi spiego forse bene. Allora, c'era scritto che io sono stanca e che io faccio video essendo stanca. E questa cosa è una cosa molto delicata e voglio anche spiegare perché. Delicata che potrebbe anche farmi un po' offendermi. Sì, è come un'offesa per me. Perché? Ora spiego perché. Io lavoro tanto privatamente con consulti, con le persone che si fidano di me e grazie a queste persone. Ma più di un tot di appuntamenti non li prendo mai, anche se richieste sono tante. Chi mi ha scritto, chi mi ha contattato, mi ha chiesto un consulto, ha visto che non arrivano subito le risposte e che c'è l'attesa. Perché succede questo? Succede perché sono una persona responsabile. Sì, mi reputo una persona responsabile e lavorare quando non hai forze può essere prima di tutto pericolosa per la persona che sta facendo il lavoro, quindi me, perché quando sei stanca, molto stanca, e io lavoro con energia vitale proprio, l'energia si abbassa, e quando l'energia è bassa, prima di tutto non sei più, aspetta un attimo, sei meno impermeabile alle energie negative, quindi puoi prendere negatività. Cioè io mi posso attaccare alla negatività, questo è il primo motivo. Il secondo motivo, quando sei stanca e hai preso negatività e hai abbassato energie, rischi di raccontare tante bugie alla persona con quale stai lavorando. Quindi rischi di danneggiare un'altra persona, persona che si fida di te. Quindi è una cosa, io ci tengo tantissimo alla mia energia, a tenerla alta, e se io vedo che mia energia è bassa, che se sono stanca, io mi purifico, io medito tantissimo, io ho tanti strumenti per riprendermi. Questo volevo dire. La stessa cosa per quello che riguarda i video. Io ho una responsabilità e non mi metto a fare il video se sono stanca, proprio per lo stesso motivo che ho appena spiegato con i consulti. E quindi quando mi arriva un messaggio, sei stanca, ti sento giù, ti sento triste, un po' si sente come si chiama? Ghostlighting, quando ti cercano di mettere in testa una proiezione che riguarda non la persona, ma se stessi, cioè, come dire, tu non sei bianco, tu sei nero, tu non sei rotondo, tu sei quadrato. Tu lo sai di essere quadrato, ma ti dicono tu sei rotondo, tu non sei quadrato. Una cosa che non si deve fare mai perché è una cosa fastidiosa e non voglio adesso, non è offendere nessuno, né ferire nessuno, non mi prendete male, chi mi vuole capire mi capisce. Qualcuno mi dice in privato che tu, Aniria, ti stai abbassando perché rispondi alle persone, certe persone tu devi evitare, non devi rispondere. Io non penso che qualcuno qua superiore e qualcuno inferiore. Io so di essere una guida, io so di essere un guaritore e tutto ciò che io sto dicendo al mio canale è per il vostro bene. Non per difendere me, non per altro, ma per il vostro bene. E se io questa cosa adesso sto dicendo, sto rispondendo, non, ripeto, non per difendere me, ma per qualcuno per capire, per non avere paura, perché la paura è una cosa molto tossica, perché quando uno ha paura e è diffidente, a lui non arriva, cioè tu non puoi aiutare chi non vuole essere aiutato, o tu non puoi aiutare chi non si fida di te.
Quindi questa cosa vi dico per voi, non per me. Ovviamente sì, prima, soprattutto prima, quando mi dicevano ma sei stanca, ma sei triste, ma cosa ti succede? Oppure mi mandano sulla mail, mi mandano messaggi dicendo io ti ho visto molto giù, vedo qua, vedo là. Non è una bella cosa fare così. È come quando tu incontri un'amica e dici oddio, cosa ti è successo? Tu sembri ammalata. E quello lì, sì, inizia a guardarsi specchio e dice, Madonna, magari veramente sto ammalando. Ma la persona stava molto bene prima. Se questa persona è impermeabile a questo tipo di manipolazione, e non voglio dire che voi mi manipolate, io ho capito bene che non avete avuto nessuna brutta intenzione, ragazze. Solo sto dando adesso un insegnamento perché sento di farlo, perché è il mio lavoro questo. Quindi, quando dice a un'amica che se stai male, lei non stava male, lei se è poco sveglia o poco, come si dice in italiano, consapevole, potrebbe ammalarsi dopo questo, veramente, anche se stava benissimo. Quindi bisogna fare attenzione a certe frasi di questo tipo. Ecco. Ok, questo ho detto, poi un'altra cosa per quanto riguarda quell'ultimo video, ho fatto come ha scritto una ragazza, poi mi ha difeso, diciamo, ho fatto di sera e tutto il giorno ho lavorato con Theta Healing. Theta Healing si lavora in meditazione e quindi immaginate 5 ore di meditazione, fa molto bene, non ti, quando lavori in Theta, a differenza di carte, non ti scarichi. Ti ricarichi. Questa, anche per questo motivo io amo tanto Teta, perché carte purtroppo mangiano energia, ti succhiano proprio, ti mangiano e ti prosciugano. Quando lavori in Teta attraverso meditazione con le persone, a parte che stai facendo ciò, io in questo caso sto facendo del bene alle persone con quale lavoro, molto spesso mi aiuto anche a me. Perché quando vado a vedere certe dinamiche, a volte qualcosa, qualche illuminazione arriva anche a me. È una cosa molto bella lavorare in teta. E ripeto, energie non si abbassano, ma all'incontrario si alzano. E se mi avete sentito un po' più moscetta, non era perché sono stanca, ma perché sono molto rilassata. Ecco questo. Poi, ovviamente, c'è un altro discorso quando si lavora con le carte oscure. Come avevo detto, carte mangiano, ma le carte oscure mangiano ancora di più. È un accordo tra. Perché lavorando con le carte, noi lavoriamo con quinto piano. Quinto piano è il piano di angeli e di divinità. E lì purtroppo c'è questo scambio: io a te, tu a me. Ok? In teta, quando si lavora attraverso il settimo piano. Settimo piano è, diciamo, cosiddetto paradiso, dove energia di tutto ciò che è, energia creatrice, universo, creatore, non so, in un altro modo come si può dire, qualsiasi cosa, non so in cosa voi credete. Insomma, è Dio di Dio, ok? Il creatore di tutto. Quindi in teta si lavora attraverso quell'energia. E lì, in quell'energia, al settimo piano, c'è l'amore incondizionato. Amore incondizionato non chiede niente in cambio. Amore incondizionato lo sapete. Ti do tutto quello che vuoi senza chiedere niente. E quando noi lavoriamo attraverso il settimo piano, che in questo caso Theta Healing si lavora attraverso il settimo piano, da me non mi chiede nessuno niente. Ecco, in quinto sì, si chiede. C'è scambio. Ecco, questo. Quindi mi sentivo di dover rispondere, anche spiegare e a qualcuno illuminare, diciamo così. Adesso passiamo alla stesa. Ho questo mazzo con le porte, con le scale, con tutto ciò che con tutto ciò che riguarda un portale, diciamo. Voglio prendere 3 carte, vedremo le 3 porte che si apriranno a te. Ora io non lo so in quale porta tu entrerai, starà a te. Noi tutti abbiamo libero arbitrio, possiamo scegliere dove andare. Ok? Io ti dirò solo queste 3 porte che si apriranno.
saranno pronti per essere aperti, diciamo. E ti descriverò quello che si nasconde dietro a questa porta e cosa ti porterà verso quella porta. Così tu, quando succederà, potrai anche capire: oh, io sto vivendo qualcosa che Anire aveva detto che porta alla seconda porta, e cosa ce l'abbiamo dietro la seconda porta? Non so, scatola di Pandoro, oddio, non si può entrare perché ci sarà un male. No, 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 no. Insomma, ecco, vi sto spiegando adesso come lavorare, come abbinare questa stesa, come usare questa stesa, ecco, non lavorare, lavoro io. Ok. Penso che ho già preparato il mazzo, adesso prendiamo tre carte. Tre porte. Una porta questa. Non apro adesso. Due porte. E tre porte. Perfetto. Adesso però io devo prendere il nostro perfetto, bellissimo oracolo di luna. Piena, luna piena o eclissi? Come si chiama? Eclissi si chiama. Perché faccio adesso traduzione dalla lingua russa. Eclissi lunare? Sì, eclissi lunare, bravo. Brava Nire, eclissi lunare. per ogni carta, per ogni porta, voglio vedere subito tre carte come eventi che ti aspettano dopo. Così facciamo. E prima, prima forse iniziamo da prima. Per la prima porta, per la prima porta, eventi che succederanno prima. Tre carte per la prima porta. Tre carte per la prima porta. E adesso per la prima porta, tre carte. Eventi che succederanno dopo che tu entri in questo portale, quando tu attraversi questo portale, questo tunnel, questa porta, come volete chiamare, cosa succederà lì? Cosa ci aspetta lì? Ok, bene. Adesso facciamo la stessa cosa con la seconda porta, quello che è prima. Queste carte sono nuove e scivolano un po'. Sì, questa. Prima. E adesso dopo. Dopo. Un attimo. Sì, dopo. Adesso la terza porta. La terza. Porta, prima voglio tirare, sì, qua, prima, poi ok, e dopo, e dopo. E dopo. Ok, perfetto, abbiamo preparato le porte e adesso voglio darti un consiglio. E consiglio sarà, oh, scusate, con Osho. Consiglio con Osho. Così, Osho viene qua. Consiglio per la prima porta, consiglio per la seconda porta e consiglio per la terza porta. E ho preso all'incontrario, quindi li rigiro già adesso. Perfetto, andiamo. La prima porta che ti si aprirà. Oh, dieci di spade la porta, la chiusura. Dovrai chiudere qualcosa, dovrai terminare qualcosa e ovviamente vedete la carta anche per sé è molto scura e quindi dovrai entrare in qualcosa che dovrai fare qualcosa che hai paura di fare, difficile per te fare. 10 di spade è anche carta mentale e parliamo anche di crisi mentale, quindi dovrai abbandonare una situazione.
a livello mentale, nella testa, una situazione che non ti porta alla felicità per un futuro migliore. E chiudere, uscire, andare avanti non è facile. Vediamo cosa sta succedendo prima. Qui ce l'abbiamo la carta di sangue, la donna. Vedi, il sangue però lo devo aprire. Qui sei venuta a te con le nuove speranze. Tu hai delle speranze, però il sangue ti trattiene, non ti permette di andare avanti. Il sangue di solito sono persone che appartengono a livello sanguigno, nel senso parente, volevo dire. Vediamo questo sangue. Ecco, preoccupazioni per il sangue, quindi magari ti stai preoccupando troppo per le persone, per i tuoi parenti, per i tuoi figli, per quelli che sono il tuo sangue, avevo già spiegato. Ti preoccupi troppo e magari non scegli te stessa, ma scegli più loro, pensi più a loro, stai dedicando più tempo a loro e dai la precedenza a loro. Ecco, e questa cosa non ti porta la felicità, e qua tu decidi di finalmente pensare a te stessa e scegliere te stessa. Ok, quindi tu ce l'hai nuove speranze, nuovi orizzonti, nuove prospettive che riguardano te personalmente. Ok, e questa cosa ti porterà a decidere di cambiare completamente qualcosa che tu prima avevi paura di cambiare. Guardate che qua ce l'abbiamo 9 di spade e questa carta è di 10 di spade. Proprio quello che io dicevo, uscire da questa ansia, preoccupazione, e magari anche non sempre riusciamo subito così facilmente chiudere o sistemare qualcosa che ci pesa. A volte bisogna incontrare questa paura, attraversare questa paura, ok? Può essere doloroso attraversare questa paura. Non so, per esempio, quando ci vai dallo psicologo, devi essere consapevole che per attraversare una situazione, una dinamica che ti blocca, tu dovrai toccare lì dove fa male, e quando tocchi lì dove fa male un'altra volta, è come se fosse devi rivivere questo dolore, e non è una cosa da coraggiosi, ma qui proprio serve fare. Io voglio subito darti un consiglio. 4 di acqua, qui parlano di provare di stare calma. Vedi qua brutti pensieri, anche con 9 di spade, anche 4 di spade, soprattutto di Osho, parla di pensieri. Ti devi trovare il tuo zen. Per te è importante molto distaccare da tutti. Soprattutto qua parlavamo di questo sangue, di questi parenti, di queste persone per te care, distaccare e pensare più per te e con la tua testa, non essere influenzata da altre persone, perché si vede proprio che qualcuno ti succhia, ti succo sangue, proprio così, ti succhia. Non perché quello che ti succhia è malefico, no, ma perché tu permetti questa cosa, perché per te è importante. Ecco, servirà relax, servirà meditazione, servirà, vedi, chiudere occhi e guardarsi dentro, pensare a quello che veramente vuoi tu, a quello che veramente sono tuoi pensieri. Perché quando sei stanco o quando sei appesantita, quando sei manipolata dalla tua famiglia, soprattutto famiglia spesso purtroppo manipola, oppure famiglia provoca in te, stuzzica te e provoca in te le dinamiche negative, soprattutto se non so, ce l'hai con la tua mamma e la mamma ti potrebbe anche squilibrare in qualche modo, ce l'hai con la tua sorella perché da piccola, non so, la tua sorella ti picchiava. Io picchiavo la mia sorella, ma perché era cattivo. Quindi, e ce l'hai, e quella persona ti può squilibrare, ecco. E quindi tu diventi debole a queste influenze, ok? E queste influenze ti portano nella negatività, poi alla fine ti abbassano energie. Quindi questo consiglio è di staccare da tutto e guardarsi dentro, capire cosa sta succedendo, perché sta succedendo, e subito eliminare i pensieri negativi, paure, preoccupazioni. Ok, quindi qua come consiglio più riposo, più introspezione.
Vediamo cosa aspetta attraverso, se tu entri in questa porta, cosa ti aspetta da quell'altra parte. Oddio, Pandoro! Avevo detto in seconda carta, è venuto proprio il Pandoro. Non entrare in questa porta. Non entrare. Ti consiglio di non entrare. Allora. Bene, allora adesso devo dire un'altra cosa, aggiungere a quello che ho detto, aggiungere, che è giusto quello che tu vuoi fare e che tu vuoi pensare a te stessa, è giusto. Il problema è che forse non adesso dovresti farlo, perché in questo caso adesso i tuoi pensieri negativi sono le paure negative o pensieri negativi e questa tua non voglia di fare male a qualcuno per fare bene a te ha un senso. Perché? Perché in questo caso la tua paura ti protegge dal pericolo. Quindi questo è quel raro caso quando la paura ti protegge, non perché la paura che è un'energia negativa influenzata da qualcuno, ok? La paura ti protegge. Quindi in questo caso, queste negative influenze che noi abbiamo visto, la famiglia e tutto quanto, e tutto quello che loro provocano in te, ti portano il bene in questo caso. Quindi, se tu non vuoi, hai paura di rischiare e di fare qualcosa, in questo periodo, meglio non lo fare. Lascia così. Lascia che passi un po' di tempo. E quello che devi fare, riposati. Riposati, medita, guardati dentro e sistemati con le tue paure, perché sembra che ti vogliono avvisare, sembra che ti vogliono proteggere da una disgrazia. Perché sappiamo che Yashik in russo, cioè, che è scatola di Pandora, parla di un male che apri, ok? Qui abbiamo scatola di Pandora, l'occhietto, l'occhietto e un uomo. Potrebbe essere anche una donna, però per me, se tu sei donna, per me questo è un uomo che con questo corvo, con questa spada, non ha tanto intenzioni buone, ok? E quindi queste intenzioni e questa persona potrebbe danneggiare un po' la tua vita. Quindi, se tu senti che hai paura di fare un passo, non lo fare in questo periodo. Ecco, perfetto. Andiamo avanti. La seconda porta. Oh, c'è scappato qua, se già mi è scappata la carta di 4 di bastone. Oh, scusate, ho aperto anche il consiglio. Che dice vai. Qua proprio si dicono vai. Va bene, vediamo cosa è successo. Oh, negativa influenza. Ultimamente negativa influenza ce l'abbiamo su questo canale, lo avevo visto. Ok, qui parliamo di amore. Qua parliamo di più relazione, amore. Amore, numero 77 potrebbe essere come un indizio, 83 potrebbe essere indizio di un legamento forte. Quindi tu sei legata a una persona e che questa persona è diventata per te come una malattia. Attenzione, aspettate un attimo. Non chiudete perché qualcuno dirà: oh, non ce l'ho nessuna malattia. È una cosa un po' delicata perché qui potrebbe essere che tu proprio vivi una relazione tossica, relazione di dipendenza. Ok, può essere proprio in quel vero senso, come può essere in altro modo, che tu hai vissuto in passato qualcosa di doloroso che comunque ancora ti tiene come questa. Che ti tiene questa persona in qualche modo agganciata, vedi? Tu non sei libera da questa persona, vedi come le unghie ce l'ha, come ti tiene. Quindi qui parliamo di le catene negativi tra te e una persona, un uomo, ok? Quindi vediamo qua la porta. La porta che ci aspetta.
8 di denaro, e qui parliamo di scala, e questa è una bellissima scala, guarda qua. Questa è proprio molto bella scala che ti porta in alto. Tu ovviamente potresti invece di andare in alto scegliere andare in basso e tornare lì dove eri legata a questa persona, a questi. Qui attenzione, non per forza che tu potresti scendere giù e riprendere una persona con quale tu avevi un legamento difficile, pesante per te, che ti faceva stare male, che ti faceva soffrire. Non per forza questo. Qui possiamo parlare anche di dinamiche. Ok? A volte, non a volte, ma molto spesso noi con diverse persone possiamo vivere la stessa dinamica negativa. Ok, non so, non mi sento abbastanza amata. Scelgo persone che non mi amano abbastanza. E io ora tendo di nuovo a scendere giù invece di andare in alto, in su, e scegliere di nuovo una persona che non mi ama abbastanza. Ecco. Quindi qua bisogna fare attenzione, tu potresti andare in alto, potresti andare in avanti, ma questa storia, questa dinamica, questa relazione per qualcuno può come le catene non permetterti volare, ecco questo. Io voglio però chiedere una cosa alle carte, cosa di positivo ti sta dando questa dipendenza da questa distruttiva dinamica. Cosa di positivo? Perché ogni cosa, anche negativa, ci dà qualcosa di positivo. Cosa di positivo ti sta dando? Voglia di fare, voglia di guadagnare. Ecco, sembra che tu scegli le catene amorose, quindi qualcosa mal funzionante nella vita sentimentale, relazione che non funziona, persona che non funziona, tu non funzioni con questa persona a livello sentimentale, però funzioni in soldi, sei più dedica per la tua vita, sei più, non so, responsabile nella tua vita materiale, sul tuo lavoro, sei più dedita nei confronti di persone, i tuoi figli, i tuoi genitori, insomma, capisci cosa sto dicendo? Quindi, in questo caso serve tetailing, lo dico sempre anche sui consigli, perché, o su consulti, perché qui si vede che tu ce l'hai una programma dentro di te che non si può avere due cose insieme, tipo essere felice in amore e anche realizzarsi a livello materiale e fare dei passi in avanti a livello materiale, entrambi, ok? Tipo essere fidanzata, felice, innamorata e anche fare bellissima carriera. Oddio, come si fa tutte e due cose? A noi, anche a qualcuno da piccoli, cercavano di inserire questo programma negativo nella testa, non volutamente, io spero, inconsciamente, che è come vuoi tutto avere? Scegli o studiare oppure fidanzatino. A chi è successo da ragazzi? A me era successo. Ma io da solo ho scelto. Dico, ok, finché non ho finito 12 anni di scuola, perché da noi 12 anni insieme al liceo, io non mi fidanzo, non mi fidanzo e non mi sono mai fidanzata finché non ho finito la scuola, perché ero sicura che se io mi innamoro e avrò proprio fidanzato, darò tempo al mio fidanzato, la mia scuola e la mia, poi alla fine il mio futuro, mia università andranno male. Quindi la vita sentimentale ancora da piccola l'ho messa da parte, dico ora studio. Quindi se tu ti riconosci in queste parole, qua bisogna proprio essere consapevoli di questa problematica e lavorare, perché altrimenti tu avrai questa trappola che non puoi avere sia amore che vita finanziaria a posto, come vuoi tu, come vorresti tu. Ecco questo. E come dicevo, con il Theta Healing noi andiamo a riprogrammare questa cosa. Vi ho visto. Non è per farmi pubblicità, attenzione, io ho persone con quali lavorare, ma io vi sto dando la possibilità di conoscere questa pratica, perché è una cosa, è una bacchetta magica, per me almeno è una bacchetta magica che aiuta veramente tanto. Quindi, ok, ho detto questo. Se
in caso tu dici no, io non ho avuto questa cosa, io ho avuto sia studio che fidanzato, potrebbe essere che in fondo proprio a livello genetico, non so, la mamma o la nonna o qualcuno hanno vissuto in questo modo in passato e tu ce l'hai fortemente dentro di te, convinzione che bisogna scegliere o famiglia o lavoro. Soprattutto in tempi antichi era molto spesso questa dinamica, che oddio, o tu ti dedichi a famiglia e partorisci 10 figli e li cresci, oppure non fai famiglia e vai in città e studi. Ecco, mi sono spiegata. Vediamo cosa ti aspetta se tu sceglierai di andare in avanti, se tu sceglierai salire le scale. Otto di denaro, la scala potrebbe essere più... magari più focalizzata sulla carriera, ok? Questa porta è più focalizzata sulla carriera, quindi nuove prospettive sulla carriera. Ma comunque 8 di denaro parla anche di quotidianità, quando tu apri la possibilità a te di far sì che la tua quotidianità diventa funzionale, diventa armoniosa. In che senso? Quando tutte le tue necessità sono soddisfatte. Necessità di un abbraccio, di un bacio, di un amore, di una coccola, necessità di sentirti tranquilla, stabile a livello materiale, perché tutto è a posto, non ci sono pericoli, non sto perdendo soldi, non rischio di perdere casa e rimanere sotto il ponte, non rischio di ammalarmi. Insomma, 8 di denaro è un spiraglio, soprattutto in questa carta, che ti porta a un altro step quando tutto bene. Cioè, quando necessità base sono a posto, ecco. Eccolo, guarda cosa arriva. Le notizie o incontro, cosa c'è? Ah, scandalo. Allora, quando tu entri in questa porta, decidi di entrare in questa porta e tu conosci nuove possibilità, nuove persone, oppure anche una nuova persona, un uomo, arriva lo scandalo, ma questo scandalo legato a qualcuno che per niente non vuole accettare che tu passi a un altro livello. Quindi chi potrebbe essere? Un ex o quella persona che ti tiene legata? O ancora qualcuno che non so perché, ma non vuole. Ma secondo me non vuole perderti. Quindi ti si aprono nuovi orizzonti, nuove possibilità, nuove prospettive, ok? Però anche liti con le persone che non vogliono che tu vai lì, ecco. E in questo caso per te sarà compromesso. Il consiglio è trovare il compromesso. Il consiglio è non ignorare quelle persone che non saranno contente, ma il consiglio è trovare una soluzione attraverso compromesso, attraverso un contratto, un accordo equilibrato, dove tutti i parti coinvolti siano soddisfatti. Ok, voglio aprire ancora una carta. Sì, tu potrai sentirti libera di volare, libera di essere felice e volare è la libertà, la leggerezza, tu avrai questo solo se riuscirai a trovare per poter accontentare, cioè trovare la possibilità, un accordo equilibrato, magari parlare in modo equilibrato e trovare questo compromesso con anche con quelli che dicevano che non litigano, non vogliono, no? Deve trovare un modo equilibrato questa cosa e così, cioè tu non devi andare contro, tu non devi litigare e dire io vado, no, tu non puoi andare a lavorare all'estero, esempio, no, io vado, non mi frega niente. Trovare in qualche modo a tranquillizzare questa energia. Non so, promettere magari qualcosa che veramente mantieni poi questa promessa. O, insomma, non devi andare in questa guerra. Oh, contro, io vado contro. No, cioè, avete capito. Andiamo avanti. La terza porta. Apriamo la terza porta. Wow.
Questa è molto bella carta. Mamma mia, io terza voglio. guarda com'è bello qua, montagna, lago. C'è la tranquillità, c'è la pace, c'è la sensazione come adesso sul mio TV di cammino, fuoco, parlo di fuoco, un plaid, un libro, un studio, un qualcosa di molto carino. Quindi si apre una porta che ti porta di scoprire qualcosa di nuovo, di conoscere qualcosa di nuovo in serenità, in tranquillità. Vediamo cosa sta succedendo, dopo vediamo che cos'è questa cosa, però vediamo cosa ti porta. Cioè, questo è venuto un uomo maturo. Magia, oddio mio, non è proprio con la magia, dovevo magia avere. Ah, è la gioia. Ma questa è una buona magia perché... No, io devo aprire questa magia. Un attimino. Apriamo la magia. Perché se mi... Io il blocchetto magico, questo, lo avevo tolto e avevo lasciato solo la carta magica per vedere se... Cioè, questa carta magica l'ho lasciata solo per sapere se c'è qualcosa di magico addosso. Questo uomo... Con la magia è venuto, quindi un uomo magico, un sciamano, oppure lui ha un effetto su di te magico, ma un qualcosa che ti porta la chiarezza, lucidità. Ecco, vediamo, magari questa magia è anche buona. Vediamo. Adesso voglio aprire. Vedi, legamento era venuto e di nuovo legamento. Ai, brutti carti, brutti ragazzi. Ai 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 ai. Ah, la papessa parla anche di purificazione, lo sapete, no? Allora, mi fanno vedere un uomo, questo uomo maturo. Tu potresti con questo uomo avere a che fare a livello finanziario. Potrebbe essere un ex che non parla, non paga alimenti, oppure non so, un capo o un socio che frega i soldi. Insomma, qui parliamo cose legate ai soldi. Quindi, o un marito, non so, tu sei separato in casa e tu vivi con questo uomo perché non hai dove vivere, perché sei legato con lui a livello finanziario, o lavori con, non lo so, c'è una persona. Io sto cercando di dare più indizi. C'è una persona con quale tu hai un interesse materiale, ok? E questa persona ce l'ha qualcosa che non va. Lui sicuramente ce l'ha i suoi canali di soldi bloccati. Ora, in che modo si bloccano i canali di soldi? Sono tanti modi. Per esempio, vi faccio proprio esempio di modi come bloccare il canale di soldi. Andare con la donna sposata, per esempio. Andare a letto. Tradire. Oppure tradire la strega. Tu sei strega, lui tuo compagno e lui ti ha tradito. Caput. O insomma, attraverso letto molto spesso si bloccano. Attraverso letto, sbagliato letto, va bene? Quel piccato letto si bloccano i canali finanziari. Oppure questo uomo è andato con una che è cattiva e che cerca di legarlo a sé. Ci sono questi per bloccare il canale finanziario, sono questi metodi attraverso intimità. Non è detto, adesso vi sto dicendo i modi naturali per bloccare, nel senso come si bloccano per sbaglio. Un uomo, per esempio, faccio esempio, un uomo molto ricco si mette con una che non lo ama, ma vuole solo soldi da lui, lei li blocca i canali finanziari. Se lei dice io ti amo, ma alla fine lei pensa solo quando lui crepa per avere i suoi soldi. In questo modo brutto, però...
Vi faccio solo l'esempio, no? In questo modo, questa donna, se lui proprio così scemo e non capisce, oppure lui capisce ma non gli frega, lui comunque continua a stare con lei, andare a letto con lei, lui consapevolmente o no, lui taglia, blocca i suoi canali finanziari e poi da lì iniziano ad arrivare i crisi materiali. Non so, l'azienda ha problemi, iniziano problemi con la legge, con questi finanziari, problemi, perdite, crisi e alla fine è caput. Parlando di, non so, un'attività per esempio. Quindi, vi sto spiegando un'energia, voi abbinate a voi. Quindi c'è questa persona che ha questo maleficio ai soldi. Tu questa cosa dovresti in qualche modo focalizzare, o tu avevi già percepito, o tu avevi adesso stai capendo che cos'è. Per te è importante avere la chiarezza su questa cosa e quindi con questa persona non avere a che fare a livello materiale, oppure non nutrire questa cosa bloccata. Per esempio, come nutrire? Questa persona non ti paga e tu invece di trattenere tuo zen, tu ti incazzi anche e litighi con lui, così facendo anche tu prendi una porzione di questa negatività su di te, bloccando il tuo successo finanziario. Ecco, questo sto spiegando. Adesso questi, vedete, io ho visto quante carte ci sono in questo mazzo e ho tirato la proprio questo, quindi questo bisogna che tu lo sappi. Questo può essere anche un'altra cosa, che c'è una persona con quale un tuo rivale, per esempio. Io ad esempio potrei avere qualche rivale che fa le carte come me su YouTube e questo rivale dice tu gita nero, ti odio, e se io ho qualcosa con lui, non ce l'ho, ma questo è solo un esempio, va bene, non ce l'ho nessuno, non conosco nessuno, ma per esempio se io anche con questo uomo ce l'ho, dico io sarò più forte di te, sta zitto tu, anche io mi metto con lui, alla fine si crea questa creo la predisposizione a questo blocco finanziario anche per me. Ecco, questo volevo dire. Mi ammalo della sua sfortuna in soldi, in semplici parole. Ecco, quindi qua la papessa, forse questa porta potrei essere anch'io in questo modo, in questo momento mentre ti sto spiegando e tu senti che sei illuminato, ora lo so che fare. Insomma, qui serve approfondimento, approfondimento, introspezione, cercare da capire, scoprire questo mistero. Quindi se tu hai sentito che interagire con una persona ti porta male a livello materiale, approfondisci questa cosa, scopri questa cosa, analizza questa cosa, ok? La chiarezza ti aiuterà a aprire questa porta che ti porta, vediamo cosa ti porta. Porta e porta. La porta che ti conduce sarà, eccola, Fenice. Eccola! Guardate che carte, ragazzi, incredibile come parla, mamma mia. La Fenice in lavoro, quindi avrai il potere, avrai rinascita lavorativa, finanziaria. La Fenice è una che sembrava che era morta e si è risvegliata dalle sue ceneri, no? E qua la carta di Tore con il potere. Tore con il potere, questo Tore di Lenormand parla di finanziari, di lavoro, di stabilità, perché questa Tore non è Tore di Tarocche, la Tore che guardate quanto stabile. Cioè, questi muri non so quanti anni ce l'hanno, 500 anni, e sono sempre stabili. Sono passati tutti i terremoti e sono sempre stabili, non è successo niente. È come quella villa di Bossi dove sono andato in estate, che è stato costruito nel 1200 e ancora stabile. Fa paura, però è stabile. Insomma, riesci a aprire la porta, a trovare questa chiarezza, a scoprire questa cosa che ti ho appena detto, risolvere ovviamente, e ora in che modo devi risolvere, ce l'abbiamo qua al consiglio, e dopo la tua vita finanziaria, la tua carriera, la tua stabilità materiale e la tua, cioè il potere, avrai il potere tuo, per la tua vita. Quindi, il consiglio. Mi serve un'altra carta.
Oh, è caduto anche. Ma per me studiare qua. Smettere di dare energia a questo uomo che ti distrugge. Tu sei troppo buona per qualcuno che ti ruba, ti ruba quello che è tuo, ti disturba con quello che è tuo. Ecco, questo consiglio di capire, studiare e fare del tuo meglio senza avere pietà, pena, pietà, come si dice, pietà di un qualcuno che... qui serve proprio sconfiggere tutti i problemi, cambiare questi problemi e difenderti. Ecco, poi serve difenderti da, magari tu dici no, non mi dispiace, non lo so, un banale esempio, un uomo non ti paga alimenti e per colpa di questi alimenti tu hai problematiche e soffri e tu, ma ti fa pena denunciarlo. In questo caso avete capito cosa c'è da fare, no? Denunciarlo o quello che sia, questo era un esempio. Voi abbinate. Ok, io ho finito questa stesa. Raccontate come vi siete trovati. Mettete like. Io vi saluto. Ciao ciao.